Museo Marta di Taranto, il bilancio del primo anno di autonomia, ne parliamo subito dopo la sigla. Ancora gelo in Puglia. Emergenza sangue negli ospedali pugliesi. Museo Marta, il bilancio del primo anno di autonomia. Usura, 9 arresti fra Taranto e Matera. Bentrovati a questa edizione di Canale 189 News. Tregua, ma solo per alcune zone del maltempo e del gelo in Puglia. Oggi a Taranto città il sole ha reso lievemente più miti le temperature e le scuole hanno riaperto. Altre zone intanto restano ancora strette nella morsa del gelo. La scorsa notte ha nevicato nel Barese, nelle Cese e in alcuni comuni della Murgia e del Tarantino, dove per spalare la neve è intervenuta con propri mezzi e attrezzature la Marina Militare. Il maltempo, secondo gli esperti, si sposta verso la zona adriatica e al centro-nord. A Martina Franca, con apposita ordinanza commissariale, è stata disposta la chiusura del centro operativo comunale. Il provvedimento, adottato dopo una riunione presieduta dal subcommissario Maria Luisa Ruocco, segue la verifica del superamento delle criticità non gestibili con le ordinarie procedure e funzioni. Non sono pervenuti ulteriori messaggi di allerta da parte della Protezione Civile della Regione Puglia e pertanto l'emergenza può considerarsi momentaneamente conclusa. E come riporta il quotidiano di Puglia, un uomo, un 57enne marocchino, sarebbe morto per il freddo in un casolare nelle campagne fra Sava e Lizzano, in contrada Curti dell'Oro. Agricoltura, danni ingenti tuttora incalcolabili nella zona occidentale della provincia di Taranto. Non sono però compromessi solo bestiame e colture, ma anche il lavoro nei campi. Urgono per questo provvedimenti aggiuntivi al riconoscimento dello stato di calamità dopo il maltempo degli ultimi giorni. La Willa Will lancia un accorato appello ai consiglieri regionali del territorio ionico, anche in seguito alla disponibilità del ministro Martina a riconoscere la drammaticità della situazione pugliese, a patto che la richiesta giunga dalla regione. E allora nello stato di calamità siano inclusi anche interventi ad hoc per gli addetti del settore, lo afferma Antonio Trenta, segretario generale della Willa Will di Taranto. Secondo i calcoli del sindacato, il maltempo degli ultimi giorni ha tagliato almeno 500.000 giornate di lavoro che verranno meno solo nel 2017. Intanto ribadiamo anche attraverso l'appello fatto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che c'è urgenza di sangue negli ospedali pugliesi. L'emergenza neve ha di fatto impedito nei giorni scorsi ai donatori di raggiungere i centri trasfusionali di raccolta dei nosocomi. L'appello è rivolto ovviamente a chi può donare, in particolare ai militari e alle forze dell'ordine. Il problema si sta verificando in tutta Italia, non si può dunque contare sulle altre regioni. Nel corso della seduta del Comitato Portuale tenutasi ieri mattina nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale di Taranto, si è discusso, tra gli altri argomenti, anche dell'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale prevista dal Decreto Legge 29 dicembre 2016, numero 243, per la durata di 36 mesi. L'Agenzia, come anticipato anche dal Ministro Claudio De Vincenti nel corso dell'ultima riunione del 21 dicembre scorso, avrà lo scopo di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'inefficienza portuale tramite attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi. Il Comitato Portuale, a conclusione del confronto tra i vari componenti, ha votato all'unanimità la delibera a favore dell'istituzione nel porto di Taranto dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, confidando nella conferma del continuo supporto della Regione Puglia, che lo stesso decreto legge individua quale cofinanziatore di iniziative di formazione o riqualificazione del personale. La delibera del Comitato Portuale sarà trasmessa al competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'espressione del proprio parere. Primo anno di autonomia per il Museo Marta di Taranto. Sentiamo il bilancio dalle parole del direttore Eva Dell'Innocenti.
Sì, è stato un anno molto positivo, abbiamo avuto un grosso incremento di visitatori pari a circa il 50% e di introiti superiori al 60%, ma è stato un anno positivo proprio per la riappropriazione dei tarantini del loro museo, quindi c'è stata una fidelizzazione del pubblico, è stata molto interessante. Poi sicuramente il museo si è veramente rivolto al territorio, però anche a un ambiente internazionale, soprattutto scientifico, con cui abbiamo dei progetti che abbiamo iniziato nel 2016 e che sono in corso e che continueranno nei prossimi anni. Sicuramente la priorità sarà la conduzione del progetto Marta 3.0, siamo stati assegnatari di questi fondi PON-FESR grazie al progetto Marta 3.0, quindi il Museo Digitale. È un grosso progetto, molto ambizioso, che prevede appunto varie fasi e vari assi tematici, fra cui diciamo la ricerca scientifica, la fruizione, la valorizzazione, ma anche il marketing, e che quindi riguarderà la vita del museo nei prossimi anni. Tra l'altro abbiamo bandito la prima gara d'appalto, quindi una gara pubblica perché siamo stazione appaltante. Quindi le imprese che poi vorranno partecipare potranno partecipare anche alle prossime gare, quindi invito chiaramente le varie imprese a poter partecipare a questo grosso progetto. Sicuramente è un progetto ambizioso e che avrà delle grosse ricadute non soltanto sul museo, ma soprattutto sul territorio, sia come appeal e visibilità del territorio, ma io direi come eccellenza e innovazione, perché chiaramente il progetto non si limita al museo, ma si estenderà a un processo di valorizzazione del territorio. Finanzieri del gruppo di Taranto hanno eseguito 9 arresti, 6 in carcere, 3 ai domiciliari fra la provincia ionica e Matera nei confronti di altrettante persone, tutte indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di attività finanziaria e all'usura. I provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale di Taranto Filippo di Todaro su richiesta del PM Giovanna Cannarile della Procura della Repubblica sono l'epilogo di un'attività investigativa eseguita dalle Fiamme Gialle con servizi di osservazione, pedinamento e intercettazioni telefoniche che hanno consentito di individuare un'organizzazione delinquenziale dedita ad un'intensa attività di finanziamenti a tassi usurari in danno di piccoli imprenditori in difficoltà economiche. L'organizzazione faceva capo ad un 53enne lizzanese già coinvolto in passato in vicende analoghe, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o con l'obbligo di soggiorno nel comune di Lizzano. Le illecite operazioni di finanziamento erano caratterizzate dall'applicazione di tassi di interesse di natura usuraria pari al 10% mensile, ottenendo in garanzia degli usurati assegni ed effetti cambiari. A fronte dei mancati pagamenti dell'interesse si procedeva alla loro ricapitalizzazione, facendo così aumentare in modo esponenziale l'importo del capitale da restituire. Un imprenditore al quale sono stati elargiti più prestiti in denaro a tassi usurari opera nel settore della vendita ambulante presso i mercati rionali delle province di Taranto e Brindisi, da qui il nome dell'operazione chiamata Mercatino. Nei confronti degli arrestati e dei loro familiari conviventi è stato inoltre eseguito il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, il cui valore complessivo è di circa 200.000 euro. Gli 82 lavoratori ex Marcegaglia Biltec chiedono certezze sul loro futuro occupazionale. Questi lavoratori il 30 novembre 2015 sono stati licenziati ed attualmente sono posti tutti nelle liste di mobilità. Nonostante l'accordo siglato in Regione Puglia che impegnava l'azienda per un periodo di 18 mesi a ricercare un nuovo soggetto industriale tramite un'agenzia di scouting, ad oggi nulla è cambiato da quel 30 novembre e le preoccupazioni dei lavoratori aumentano sempre di più. Lavoratori e organizzazioni sindacali chiedono che immediatamente sia aperto il tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dall'accordo regionale, e invitano la stessa regione ad attivarsi per ottenere una data utile. Enti locali, scuole e università sposano il progetto dell'AMPI che mira a recuperare l'identità storica di Taranto. Sentiamo. Riteniamo che una comunità che, come quella di Taranto, è in una fase di ridefinizione della propria identità, della propria prospettiva,
non possa non partire dalle radici che la legano all'antifascismo e alla resistenza, avendo tra l'altro Taranto delle figure significative sia nell'antifascismo che nella resistenza. Noi stiamo facendo questo progetto, stiamo portando avanti questo lavoro da anni per far sì che la memoria non venga offuscata, non venga ricoperta dal passare degli anni, perché riteniamo che questa realtà sia una componente fondamentale della Taranto di oggi e della Taranto del futuro. Un progetto che è articolato nelle sue fasi, avremo delle conferenze, delle proiezioni di film, un concorso tra gli studenti, infine la pubblicazione di un libro, articolato il progetto e fortemente articolata la partecipazione a questo progetto. Quattro studenti del movimento Ma Basta saranno ospiti dell'Istituto Comprensivo Francesco Prudenzano di Manduria domani, giovedì 12 gennaio alle ore 15:30, per presentare il loro progetto di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Ad avviare il progetto circa un anno fa un gruppo di studenti dell'allora classe prima A dell'Istituto Galilei Costa di Lecce, con la supervisione del loro docente di informatica Daniele Manni, hanno fondato un movimento il cui nome è un acronimo, Ma Basta, ovvero Movimento Antibullismo Animato da Studenti Adolescenti. Con questa iniziativa gli studenti di Lecce, oltre a raccogliere le adesioni di tante altre scuole italiane in questa lotta al bullismo, offrono il loro supporto sia alle vittime dello stesso bullismo, sia ai bulli che vanno sostenuti nel percorso necessario a ritrovare la retta via, sia ai genitori in tanti casi impreparati a confrontarsi con questo fenomeno e aiutare i propri figli. Queste ed altre notizie anche sul nostro sito www.canale189.it. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci.